Una terribile tragedia, una cittadina in lutto, dolore a Carinaro per la morte di Rosa Di Biase, 3 anni il prossimo 16 aprile, investita e uccisa dallo scuolabus del comune. Sul caso sono a lavoro i carabinieri che cercano di ricostruire la dinamica dei fatti che ha condotto alla morte della piccola. La procura del Tribunale di Napoli Nord ha aperto un fascicolo e si procede con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, accusa che sarà contestata all'autista del Pulmino, 50enne, dipendente del comune inquadrato tra gli ex LSU. L'uomo è considerato un esperto e con tante esperienze alle spalle. Ieri è stato anche interrogato, ma era in stato di fortissimo shock. L'ospedale hanno tolto tutto e non sappiamo niente ancora. Hai capito? Ma nemmeno qualche residente ha visto la nascita? Non lo so, devo provare dove più vicino al portone. Lo so, mo sto andando a vedere. Non lo so, non ce la faccio, la farò bambina. Non lo so. 3 anni l'hanno investito. Non ci volevo. Non lo so, vado a vedere adesso, non lo so. Dalle prime ricostruzioni pare non si fosse accorto di nulla quando è arrivato in via Bixio. L'autista stava accompagnando il fratello della piccola a casa ed è stato davvero un frangente di secondo. La mamma prende in consegna il piccolo di 5 anni, a pochi metri la bimba esce in strada fermandosi proprio davanti al Pulmino. Il conducente chiude le porte e non si accorge della piccola investendola. La bambina è stata immediatamente condotta in ospedale al Moscati di Aversa, ma per lei non c'è stato nulla da fare. La mamma ed il papà della bimba, genitori di altri 2 figli in sala mortuaria, hanno anche avuto un malore. Ora c'è da capire come abbia fatto Rosa a sfuggire al controllo della madre e perché nessuno si è accorto della sua presenza in strada. Il mezzo, che è totalmente in regola, è stato sequestrato per degli accertamenti. Intanto i parenti e tutto a Carinaro si sono stretti intorno alla famiglia, straziata da un dolore immenso.